Penso che il 16 ottobre sia una data importante che ha assunto poi importanza anche in questi mesi, siccome si è ampliata la piattaforma, la partecipazione sociale, l'apertura alle lotte ambientali e spero che da una parte ci sia una forte partecipazione anche dall'università, comunque c'è un forte bisogno di, diciamo, unità delle lotte, di un'opposizione sociale a questo governo. Delle politiche rispetto al lavoro, rispetto alla, diciamo, a politiche anche di ricatto che si stanno vivendo appunto, la parte più evidente è quella del ricatto Marchionne, eccetera. Dall'altra parte, diciamo, che all'università c'è una dinamica per cui gli stessi ricercatori subiscono dei ricatti. Appunto, questa piazza può essere una possibilità di risposta anche per, diciamo, non solo per i lavoratori metalmeccanici, eccetera, ma che possa interessare componenti anche della formazione, per cui, insomma, è una lotta, un giorno importante, una giornata importante che spero che poi abbia, diciamo, un suo seguito e che riesca a costruire conflitto, che è quello che c'è bisogno in questo paese. Insomma, diciamo, riprendere la lotta di classe. Da parte, diciamo, da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, visto che dall'altra parte la fanno e come.